Ciao ragazzi, allora sto cercando di perdere qualche etto dei vari chili che sto acquisendo in tutte queste cene a ripetizione. Non so se avrà tanto successo, ma io nel mio piccolo ho cercato di fare qualcosa. Stamattina sono andato a correre, ho cercato di trascinarmi in qualche modo con tutti questi chili che ho acquisito già finora in queste festività, ma il filmato che vi voglio fare oggi è perché nel mio piccolo vorrei cercare di darvi un contributo su questo problema che molti proprietari di cani hanno inerenti ai botti di Capodanno. Beh, allora, intanto va fatta un po' di distinzione fra quelli che hanno i cani in casa e quelli che li tengono in giardino. Però prima ancora di tutto questo vi vorrei dire, è vero che i botti di Capodanno sono un fastidio sia per le persone che per gli animali, però dobbiamo anche ricordarci una cosa, che il cane, così come tutti gli animali, si sono sempre evoluti come specie in mezzo a questi inconvenienti. Immaginate ad esempio i lupi quando ci sono i temporali. Vabbè, noi andassimo a misurare i decibel di un tuono in montagna decisamente superiore a quello dei botti, anche quelli che consideriamo più fastidiosi. Quindi, se è vero che i nostri cani, magari qualcuno in particolare, si possono anche in parte traumatizzare per i botti di Capodanno, visto che sto vedendo articoli e post sui vari social di ogni tipo, bisogna anche essere realisti: gli animali sono assolutamente preparati per sopportare i rumori. Se poi pensate che tutte le specie animali, specialmente i cani delle città, si sono evoluti e si sono riprodotti e si sono, come dire, hanno continuato a sopravvivere in mezzo alle guerre come fanno in tanti posti, quindi non sono sicuramente i botti di Capodanno che possono creare dei grossi guai ai nostri cani. Beh, innanzitutto una cosa che va, come dire, tenuta in considerazione è che il fatto che sia noi che i cani abbiamo paura di uno scoppio, di un rumore, assordante improvviso, è normale, perché chiunque di noi per sopravvivere ha bisogno di avere una dose di paura. Purtroppo noi siamo stati abituati nella cultura che l'uomo forte, l'animale forte non deve aver paura. Questo magari nella storia dei popoli fu un po' diffuso dai condottieri, dagli stati stessi che lanciavano slogan dicendo: se sei valoroso vai in guerra, non hai paura di niente, ti fai ammazzare. Ma la natura non ha mai detto questo. Voi immaginate se le specie animali non avessero paura. La paura è insita in ognuno di noi, anche quelli che dicono di non averne, perché deve controbilanciare il coraggio, che spesso il coraggio è molto pericoloso per gli esseri viventi, ha poco a che vedere con la sopravvivenza, e invece la paura che ha a vedere con la sopravvivenza. Di conseguenza, se i vostri cani hanno paura degli scoppi, dei botti appunto di Capodanno, è una cosa assolutamente normale. Come possiamo eventualmente trovarne rimedio? Guardate, se voi vivete in appartamento, basta pensare che cosa fanno gli animali quando si vogliono rifugiare. Cercano solitamente un buco, cioè una parte stretta e possibilmente al buio, perché il buio, basta anche considerare quando è che gli animali escono allo scoperto nel bosco per predare, quando è che molti animali iniziano la loro attività legata alla sopravvivenza, di notte, perché il buio rassicura per tutta una serie di ragioni. Probabilmente basta prendere in considerazione i lupi, che sono gli antenati dei cani. La lupa si cerca una tana, la famosa tana del lupo, che è buia, e stessa cosa molti altri animali, come dire, quando noi iniziamo a svilupparci, noi mammiferi, all'interno appunto del grembo materno, viviamo in una condizione di oscurità. Quindi l'oscurità, anche se in certe occasioni poi ci può inquietare, però agli animali che hanno degli istinti dà in certo qual modo sicurezza, ed è il motivo per il quale gli animali si vanno sempre a rintanare. La parola rintanare vuol dire andarsi a mettere in una tana, nella tana non c'è mai la luce, c'è sempre l'oscurità. Quindi, se voi abitate in un appartamento,
Attenzione a essere così convinti che il cane bisogna prenderlo in braccio e stringerlo forte e tenerlo fra le vostre braccia. Questo può anche causarvi in un momento di stress del cane delle aggressioni. Quindi se voi avete il cane che vi cerca perché vede in voi proprio questo forte legame della sopravvivenza, se vi siete, cioè se l'avete abituato a prenderlo in braccio frequentemente, lui non appena sente un rumore vi salta in braccio, tenetelo in braccio senza abbracciarlo troppo, neanche accarezzarlo. La carezza è una sottomissione, lui non ha bisogno di essere sottomesso ancora in un momento di stress. Poi vi dirò piuttosto che cosa dovete fare. Se il vostro cane invece non cerca voi, non vuole venire in braccio, non costringetelo a venire per forza sulle vostre braccia, convinti che voi gli parlate. Il parlare al cane, guardate, molte volte non lo rassicura per nulla perché non capisce cosa gli dite, quindi gli alimentate l'incertezza. Cosa potete fare per voi? Se un cane è abituato, come dire, a cercare rifugio sul divano, magari coprirlo con una coperta, creargli questo buio, sedervi vicino può aiutarlo, ma non state a toccarlo molto. Se voi magari dovete andare via, scegliete magari di chiuderlo in una stanza buia, ecco, quello può aiutarlo a superare un po' meglio queste cose. Che cos'è invece molto importante? È sempre importante far capire al cane che, corrispondente ai botti, c'è invece una possibilità di evidente sopravvivenza. Quindi, anche se il vostro cane è adulto, anche se il vostro cane appunto non è più cucciolo, quindi ha maturato questa paura, magari tenetelo per un giorno o due senza dargli troppo da mangiare. Fategli capire che i botti, invece di portargli qualcosa di negativo, gli portano quel qualcosa che gli sazia l'appetito. Di conseguenza, magari il 30 e il 31, dategli un po' meno da mangiare e nel momento in cui iniziano i botti, fategli vedere che i botti in qualche modo gli possono servire a qualcosa alla sopravvivenza. So benissimo che se i cani sono terrorizzati non mangeranno nulla, ma il fatto di sentire l'odore, magari dopo un po' mangiare, questo può iniziare a fargli cambiare un pochino idea su quella che è appunto la loro impressione sui botti. Guardate, nella mia vita di cinofilo ho abituato cani non solo a sopportare i botti, ad esempio a mangiare vicino a persone che lavoravano con la motosega, ho abituato cani che quando sentivano dei colpi di pistola o di fucile correvano incontro al padrone, non scappavano incontro al padrone. Quindi bisogna sempre legare quello che potrebbe essere di traumatico, quindi ipoteticamente lontano dalla sopravvivenza, quindi qualcosa che il cane scagiona, qualcosa che vuole trovare rimedio alla sopravvivenza stessa. Questi botti di Capodanno, se magari voi avete dei cuccioli, può essere una buona opportunità per stargli vicino e magari anche a loro non avergli dato il pasto quotidiano e somministrargli tipo dei pezzettini di cibo appetitoso, tipo carne, tipo qualcosa che al cane piace molto, proprio ogni colpo dargliene un pezzettino e vedere se lui mangia. Se non mangia non importa, l'importante è che senta l'odore, fargli capire che questa cosa che loro magari si immaginano traumatica può invece andare a favore della loro sopravvivenza. Ecco, quindi per quelli che abitano, come dire, in appartamento, la cosa è abbastanza semplice da risolvere. Potete risolverla in questo modo. Ecco, diverso è per quelli che magari hanno cani che tengono anche per la guardia e tengono il giardino. Molti cani non hanno paura minimamente, ad esempio io ho avuto cani che avevano paura dei tuoni e non avevo paura dei botti. E se invece il vostro cane vi siete accorti che ha paura, ma al di là che ha paura e che quindi può trovarsi in quei momenti di eccessivo rumore, di eccessivo frastuono, dei rimedi, lo vedete proprio a sbavare, eccetera, eccetera. Ecco, se voi avete sempre avuto appunto questo box di servizio dove l'avete alimentato sempre all'interno di quel box di servizio, non c'è posto migliore dove chiudere il cane, perché lui, nel momento appunto della paura di non sopravvivere, si troverà in quel luogo dove troverà la certezza della sopravvivenza. Quindi, prima di tutto, attenzione a credere troppo a chi dà teorie troppo sdolcinate. Prendete il cane, parlateli, rassicuratelo con la voce, baciatelo, abbracciatelo, accarezzatelo, perché molte volte questo non solo non serve al cane, ma lo infastidisce al punto che vi potrebbe anche aggredire. E poi è importante, appunto, una volta per tutti,
tutti capire quale ruolo noi abbiamo nella vita del cane. Noi non siamo il branco del cane. Il cane, se voi avete ad esempio due cani, ecco, nel momento dei botti teneteli tutti e due insieme nello stesso box, perché loro cercano nel branco appunto una garanzia di sopravvivenza, delle certezze. Ma noi non siamo il branco. Lo so che molti vi dicono che il padrone, che la famiglia è il branco, ma non è il branco per nulla, e se verrete i miei corsi, se approfondirete un po' la vostra cinofilia, lo potrete capire in modo evidente. Quindi è assolutamente importante ricordarsi questo. Cercate sempre di legare questo spavento al cibo, ad esempio, che in qualche modo è ciò che garantisce la sopravvivenza al cane. Se per caso il cane, ed è normale, potesse non avere appetito perché magari in quel momento è stressato, anche solo sentire l'odore del cibo in quel momento può portargli dei grandi benefici. Ecco, specialmente attenzione a quei cani, che mi auguro che non ce ne siano più molti, che sono legati magari alle catene, che magari cercano di scavalcare, come succede a volte, la recinzione per fuggire da quel posto, perché quel posto le sembra pericoloso per la loro sopravvivenza, e rimangono impiccati. Stessa cosa se avete delle recinzioni che magari finiscono con delle punte, guardate che il cane è preso dal panico più totale, siccome credi di non sopravvivere, non pensa più alla sua incolumità, e quindi magari nel tentativo di scappare da dei botti che tutto sommato non sarebbero nulla di grave per lui, può poi ferirsi gravemente. Di conseguenza, se siete veramente amanti di animali e avete i cani che patiscono i botti, ecco, non siate amanti animali solo con la lingua, siatelo coi fatti. Quindi magari lasciate perdere il cenone di Capodanno e state insieme ai vostri animali. Se invece avete avuto la fortuna di avere animali che non vedono nei botti di Capodanno un pericolo per la loro sopravvivenza, non ci sarà problema, perché come gli animali di tutto il mondo sopportano i tuoni, che sono decisamente più fastidiosi e più prorompenti dei botti di Capodanno, potranno anche sopportare quello. E specialmente vi ricordo che se avete dei cuccioli, questi botti potrebbero essere assolutamente benefici per iniziare un lavoro di aiuto, di assuefazione a questi rumori che a volte sono fastidiosi anche per i cani, ma a volte risultano più fastidiosi ancora a noi piuttosto che ai cani, ok? Ci sentiremo ancora per gli auguri di Capodanno, e come sempre vi auguro una buona giornata, e spero che questo footing mi abbia fatto perdere qualche etto, perché vorrei riuscire a sopravvivere a queste feste. Ciao ragazzi, a presto!